Chiaro che lavorando con lui si imparano tante cose che fanno poi parte di te stesso, non ti ricordi nemmeno più cos'è rimasto. Una cosa fondamentale, l'abbiamo raccontato spesso, è che quando abbiamo lavorato con lui abbiamo capito che noi non siamo registi di documentari. Ecco, questo con lui avevamo concordato questo. Tant'è vero che quando girammo in Sicilia, perché lui non poteva venire in Sicilia a girare perché doveva montare in fretta gli altri due episodi, andammo io e Vittorio e abbiamo girato l'episodio siciliano e lui disse, vedendo il materiale, ma questo è per un film di finzione più che per un documentario. E effettivamente noi andando giù ci siamo inventati tante storie, facendole passare per vere, anche mi ricordo che nel viaggio da Nuovo Pignone giù a Gela, a un certo punto vidi che in un paese c'era una banda che suonava. Allora noi ci siamo fermati più avanti, io all'assistente gli ho detto, senti, vai un po' al paese, senti un po' questa banda e montali su un camion e domani noi andiamo col camion e ce li fai venire incontro e noi facciamo la ripresa che passano questi e stanno avanti. Quando Ivan Sena mi disse, ma è vero, io dissi, proprio l'abbiamo incrociati, poi gli abbiamo detto rifatecelo per piacere, ah, sì, bene, va bene, va bene così. Ma lui diceva così, ma lui era anche la sua verità cinematografica era tutto vero e tutto falso. Nella maniera giusta, questo forse è quello che mi è rimasto, cioè quando lui è venuto nel sud e ha visto la miseria, cioè in cui ci sono questi documenti veri della stanza dove vive la gente, no? I quadri, no? Alla parete che sono le mosche, le cose. Lui, la storia dell'olivo che alimentava le due famiglie che si trovano lì, cioè, non è vero niente. Cioè, parlando così, abbiamo visto un bellissimo olivo e lui gli è venuta l'idea di fare questa storia. Che non è vera, è vera, cioè sostanzialmente è verissima, ma non è vera. Se uno va a controllare, i personaggi li andavo a scegliere io, mi ricordo anche Tinto Brass, andavamo a scegliere quelli che potevano fare questa parte, diciamo così. Per cui non è vero, però la verità è anche questa, cioè la verità si inventa spesso. E lui, grande documentarista, era uno che documentava e inventava anche la realtà per rendere più vero quello che raccontava. Vabbè, era importantissimo, cioè, ragazzi, ma poi direi in questo momento soprattutto, in questo momento in cui sta rinascendo un interesse per il cinema documentario che era stato molto dimenticato, lo dice uno che non faccio documentari, io faccio un cinema di finzione. Quando eravamo noi giovani e amavamo appunto la storia del cinema dei grandi che ho citato prima, però amavamo anche i documentari, cioè il documentario non lo consideravamo un far minore del cinema, era fare cinema come lo facevano Eisenstein o John Ford. Poi in questi giorni, come avete visto, a Venezia è stato premiato un documentario ed è un avvenimento importante. È bella la scelta di aver inserito questo film nel festival e che poi la giuria l'abbia premiato. E quindi a questo punto ritrovare il maestro da cui nascono le più grandi opere documentarie che è Joris Ivens e quindi farlo conoscere, cioè la fondazione ha questa funzione. In Cina, tornare, lui c'è stato in Cina, sarebbe interessante vedere oggi il rapporto tra la Cina sua o il Vietnam del sud, terra di Spagna per esempio, no? Andare in Spagna e riproporre questo documentario che dall'altro ci ha scritto da Emi, il commento di Orson Welles, no? Dico, c'è anche un bel cast, diciamo, no? Si presenta bene, dico, ecco, allora, questo. Questa forza che ha il cinema di Joris, che ha avuto Joris, oggi torna a essere attuale nella battaglia che viene fatta nel mondo cinematografico per
per il documentario.